giornata importante perché quando si toglie un bene a chi si è comportato illegalmente nella propria vita e la si restituisce al bene della comunità, credo sia la risposta migliore che lo Stato e le istituzioni possono dare nei confronti delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Hanno preso il via i lavori di manutenzione straordinaria all'interno della villetta confiscata alla mafia in località Le Ville a Terranova Bracciolini nel Valdarno Aretino. Un intervento reso possibile grazie ad un finanziamento di 260.000 euro erogato dalla Regione Toscana che andrà a coprire interamente il costo dei lavori. L'immobile servirà a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa. Sono molteplici gli interventi che verranno effettuati e che una volta conclusi nel termine di circa 6 mesi restituiranno per un immobile perfettamente adeguato e funzionale a quelle che sono le esigenze. Io ci tengo a ringraziare sentitamente la Regione Toscana perché è un finanziamento importante che ha un valore simbolico molto significativo e ci tengo in particolar modo a ringraziare anche il coordinamento del Valdarno di Libera per la costante opera di sensibilizzazione che ha esercitato nel nostro territorio nel corso di questi anni, finalizzata anche al recupero dei beni confiscati alle mafie. I lavori sono partiti all'indomani del 21 marzo, giornata mondiale in ricordo delle vittime delle mafie. Ieri Ciotti ha detto una cosa molto bella, il problema più grave dell'Italia è la latitanza e l'indifferenza. Ecco, noi dobbiamo fare la differenza, invece riscoprendo il valore del combattere contro questi fenomeni, possiamo fare tante cose. Sappiamo ormai che anche il nostro territorio è un territorio che comunque subisce una presenza di queste organizzazioni ormai abbastanza forte, le indagini sul CHEO e tutto quello che è legato al CHEO ce lo stanno dimostrando. Noi dobbiamo finirla con il tema dell'indifferenza, dobbiamo fare nostri questi temi perché ne va del nostro futuro, della nostra economia e credo che oggi, ecco, vedere che i lavori sono iniziati, che qui torneranno poi, andranno a stare delle famiglie che hanno dei bisogni sociali, credo sia veramente bello e importante. Quindi grazie al Comune di Terranuova per quanto ha fatto, grazie alla Regione Toscana per il finanziamento. Però ecco, prendiamo spunto da questa operazione per capire che questo è un tema che non possiamo dimenticare, non possiamo lasciare solo alle istituzioni, alle magistrature, alla forza dell'ordine, ma deve essere una cosa che deve far parte della vita civile di una comunità.